Cari amici reggini, spesso noi pensiamo che il passato sia peggio di quello che stiamo vivendo e ci hanno inculcato che il futuro sarà migliore di quello che oggi è. In verità, se noi guardiamo alla storia, ci accorgiamo come spesso gli antichi hanno moltissimo da insegnarci. L'esempio di oggi è un esempio banalissimo di una cosa che conoscete tutti, l'ostracismo. Ostracismo viene dalla parola ostracon, cioè coccio, quello che in dialetto noi chiamiamo ancora straci, chi ancora conosce il dialetto. Era un sistema usato nel V secolo avanti Cristo per poter mandare a casa un politico che dopo l'elezione si fosse convinto di essere inamovibile e cominciasse a praticare una politica appunto completamente sballata e contraria agli interessi dello Stato. Oggi un politico di questo genere, mettiamo il caso che fosse implicato con minorenni o facesse cose che ci fanno vergognare come popolo, parlo in maniera così senza volere identificare nessuno, ecco, un politico di questo genere potrebbe dire: ecco, mi hanno eletto, sono qua e resto qua. Nel mondo antico esisteva un modo semplicissimo: si pigliava un coccio, all'assemblea si proclamava appunto l'ostracismo, se 6.000 voti venivano dati a questo politico, quindi voti negativi, voti contro, questa persona se ne sarebbe dovuta andare. Ora, faccio finta di essere mucciaccia, ecco, sono Art Attack, prendo il coccio, all'epoca lo graffivano perché avevano ceramica a vernice nera, io faccio finta di prendere un calamo, guardate quanto è bellino, e scrivo il nome, ecco qua, Silvio, e il patronimico, tutto fatto, eccolo qua. Lo metto nell'urna, se siamo in 6.000 a volere questo, la persona dovrà lasciare il nostro Stato per qualche anno, 5 anni. Alla fine del V secolo questo sistema non piacque più perché i politici cattivi non erano uno solo, ce n'erano tanti. L'idea che uno diventa politico e resta politico a vita e non può essere toccato. Scudi Alfani, tutte queste cose che il mondo antico non conosce. Inventarono la grafè paranomon per poter andare a colpire tutti i politici che non agivano correttamente, anzi si arrivò di più, si arrivò alla ammissione che tutti i politici alla fine del loro mandato dovevano essere processati. Immaginate oggi quello che succederebbe, ma è giusto, ognuno deve rendere conto. C'ho in mano anche un piccolo ramoscello di olivo perché questa pratica fu portata anche in Occidente, anche a Siracusa e probabilmente anche a Reggio. Invece di usare i cocci si pensò di utilizzare le foglie dell'albero dell'olivo e infatti non si chiama in questo caso ostracismo ma petalismo, petalismos. È molto semplice, anche qua si sceglie una foglia, semplicissimo, si prende il vostro mucciaccia, prende e scrive Silvio eccetera eccetera, dopodiché ecco fatto e si mette nell'urna. Se ci sono 6.000 voti va tutto bene, la persona viene cacciata, altrimenti vuol dire che non valeva la pena. Che altro dirvi? Vi voglio dire una piccola, come dire, una piccola polemica scientifica, perché sono state trovate ad Atene molti ostraca che sembrano scritti dalla medesima mano. Oltre al fatto che hanno una scrittura simile, c'è anche il fatto che ci sono errori ricorrenti, cioè e sembra impossibile che tutti scrivessero sbagliato il nome di una persona. Ovviamente cosa hanno pensato gli inglesi? Hanno pensato che si trattasse di abusi, di brogli elettorali, no? Questi greci che devono per forza fare cose sbagliate. Invece, più semplicemente, probabilmente, si trattava di un servizio pubblico che permetteva a chi era vecchio, a chi non sapeva leggere e scrivere, di poter votare. Quindi un servizio non brogli elettorali, ma semplicemente un ausilio statale. Dobbiamo sempre fare la parte dei cattivi. Eupraten, amici.